Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che diciamo che i Saints si stanno ambientando nella nuova città, ma piano piano le mani su qualcosa le stanno mettendo. Vediamo che negozio c'è qui. Un negozio di armi, perfetto, così ne abbiamo scoperto un altro. La missione di oggi è questo è solo l'inizio. E 800 metri di qua. I'm surprised the syndicate is still standing after all this shit we've thrown at them. Non abbiamo lanciato niente di che ancora. Al Broken Shillelagh allora. Eccoci qua, aspetta che facciamo una manovra. Ale! Al Broken Shillelagh! Che finché sei ancora in Saints Row 3, lanciarsi col paracadute ha senso. Poi arriva Saints Row 4, Saints Row Gatatofell e le cose cambiano. Puff. Quasi. This doesn't seem like your kind of place, Bears. What's the hate? Beer is cheap and I'm the best looking motherfucker. Motherfucking. I think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big-ass skyscraper. Now, Loren's a tactician. He's not gonna hold up in a building that screams, I'm a criminal mastermind. Sì, certo. Appunto, un criminal mastermind. Sarà lì sicuramente. No, Powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. Molto probabile. Andiamoci allora. Sono con dei nuovi vestiti e voglio metterli alla prova. E sta piovendo, ovviamente. E... ah, già. Ho buttato via... ora cominciamo noi. Ho buttato via la mia moto spaziale. Vabbè, rubiamo una macchina. Che problema c'è? Baduken! Allora, la missione deve continuare. Powder nel mirino. Vai, Shondi. Shondi, everything's set. Ready for our shopping trip? Calmo. Che ancora non abbiamo molte armi per fare a botte con sta gente. Never thought about it like that. Ma quel tipo in mezzo alla strada? A caso, totalmente? Ehi, Pola! Polizia, mi sparano! Help, 118! Dai che siamo arrivati, che sti cazzoni li abbiamo evitati quasi del tutto. È perché io continuo a confondere i tasti. Sono abituato che per fare il freno a mano non è X ma è il quadrato io. E col quadrato invece di fare la visuale dall'altra parte. Non mi piace, non si possono cambiare i tasti. Beh, anche tu sei armato. Motherfucker! È così che si fa, coglioni. E c'è ragione lei, eh. Ah, che palle questa. Pierce, secondo... allora, vuole bene a Shondi e Shondi vuole bene a Pierce. Ormai negli anni, quello è palese. Ma nessuno dei due sopporta l'altro, secondo me. Cioè, Shondi non sopporta come Pierce è una mezza frignetta. Ecco fatto. Mentre Pierce, appunto, non sopporta il voler essere sotto i riflettori di Shondi. Oi. Beccati questo. Ehi, è morto ma non l'ho colpito io. Ecco qua. Ehi, calmati un attimo. Fatto. Due colpi alla testa di fila. Vediamo, arriva altra gente. Ovviamente arriva altra gente. Morta. Grazie. Ehi. Morto anche tu. Mi servono munizioni se non vi dispiace. Da dove si entra? Non mi ricordo. Ah, da lì, è vero, è vero. Me lo stavo... che fine ha fatto Pierce? Non lo vedo. Comunque, aspetta che cambia arma. Ovviamente c'era gente ad aspettare. Dove sei uscita? C'era gente ad aspettarci. Ecco fatto. Prendiamoci anche le munizioni che ovviamente, come ho già detto, schifo non ci fanno. Dove sono gli snipers? Ecco fatto. Ah, dannazione, si ti lancia granate, eh.
Sto fucile qui fa veramente schifo. Dov'è il fucile da cecchino che era qua? Lo voglio io. Lo voglio io ora. Oh, calmo. Calmo tu con quel cecchino. Dove sei? Non ti vedo. Ti dispiace drop... Bastardo? Ti dispiace drop... Parlo per terra? Ecco fatto. Oh, no, e dai. Sei caduto tu, ma il cecchino è rimasto lì. Che... Bastardi. Oi, pensavo di averlo ucciso. Oh, oh, forse è caduto, forse... Perché sbaglio tasto? Forse è caduto, aspetta. Ah, dall'altra parte, dobbiamo fare il giro. Dobbiamo fare il giro, vieni, vieni, vieni. Cambia arma, metti questo, anche se è inutile. Ecco qua. Beccati questa. Beccati questo. Ricarica tu intanto. Oh no, una scena che si... Ah, dannazione, il cecchino non posso prenderlo, ovviamente. Ovviamente, gigante armato. Minigun! E lì c'è il cadavere per terra. No, poverino. Allora. Oh, oh, calmo. È l'unica. Ma serio? Non gli hanno messo... Ah, morto? Non gli hanno messo audio, serio? Ma com'è che il minigun non ha audio? Ecco fatto. 50 colpi alla testa. Ah, è Shondi questa. 50 colpi alla testa. Ma magari il... come si chiama? Il cecchino è ancora qua? Non lo so, ma... Sti simpaticoni nascosti qua dietro. Ecco fatto, uno. Bravi chiunque l'abbia ucciso. Dove cacchio è il fucile da cecchino che era lì? Vabbè, comunque. Ecco fatto. Risolviamo un po' la situazione dalla distanza. E ora saliamo di sopra. Questa musica francese delle balle sotto l'orecchio, santo cielo. Je sais voir, c'est quoi. Ma va fanculo, porca miseria. La musica francese. Quanti soldi... Chi ha sparato e dove? Passo di merda, dove sei? Comunque, eccoti là. Ecco fatto, aspetta che... Adesso arrivo. Dobbiamo aumentare lo sprint. Solo che appunto soldi non ne abbiamo. E sai cosa? Mi sa che i cecchini sono scomparsi. Quanto ci fai? Aspetta che intanto ricarico. Ecco fatto. Ehi, calmi tutti che qua ho proiettili per tutti quanti voi. Solo che non vedo niente perché mi sembra che la visuale si era un attimo sminchiata. Mi fa strano che però il cecchino non... Cioè il cecchino, il minigun non faccia rumore. Quello sì, quello è strano. Oh, 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 calmi. Calmi che ho bisogno di curarmi. Ecco fa. Oh, pezzi di merda. Bisogno di curarmi, aspetta. Oh, calmi, allora, fermi tutti. Forse sono stato poco cauto io qua, effettivamente. Quello è un cecchino? Ah, sì, 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 è un fucile però. Non è il cecchino, ma è il fucile bello, ok. Molto meglio di nulla, no? Allora, riprendiamo il minigun che è ancora... No, perché prendo la X e non il quadrato? Usiamo ancora il minigun, visto che appunto... Munizioni le abbiamo. Ecco fatto. Siamo fuori un po' di stronzi. That was impressive. Beccatevi questo, stronzi. Fucili da cecchino? No, eh? Maledetti. Vabbè, facciamoci scorta almeno di munizioni per le altre armi. Molto meglio che nulla, no? Ecco fatto, abbiamo 2500 dollari. Pensaci tu, Shondi, che io penso a sti coglioni
che stanno arrivando piano piano. Cecchini, cecchini, cecchini. Ho bisogno... Allora, devo andare a prendere quei cecchini. Quello è poco, ma è sicuro. Allora, calmi tutti. Pleasant bit of action, eh? Finiamo di utilizzare tutte le munizioni che abbiamo qui, anche se non fanno rumore, il che è stupido. Aspetta che arrivo, Pierce. Dove sei? Ecco fatto. Ne mancano due, perfetto, bravo Pierce. Quello è un cecchino, quello è un cecchino, mi sa. Quelli sono due cecchini. Ecco fatto, aspetta che ora... Che ora vengo a prenderlo. Ecco fatto, via il McManus che tanto... Anzi, via il... Il coso dei missili che tanto quando mai lo usiamo, sincero. Meglio il cecchino, totalmente. Powder nel mirino. Quanti? 6.000 dollari, beh. Mica male. E sai che ti dico? Abbiamo 8.000 dollari, volendo... Volendo volare. Ecco altri 3.000 dollari, grazie. Ci prendiamo finalmente, dove sei, le due pistole. È già qualcosa, molti più danni alla fine. E con i prossimi 2.000 dollari che ci arrivano prendiamo anche lo sprint, che ne abbiamo un po' bisogno. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.